Ben ritrovati sul canale, sono Fani e oggi andiamo a restaurare questo tavolino qua. Non sarà un video tutorial perché è la prima volta che restauro un tavolo, quindi sono un po' titubante, però spero veramente che venga bene perché è su commissione. Come possiamo vedere qui ci sono delle macchie, tipo questa qua è venuta via la vernice, ci sono un po' di segni, quindi l'idea è smontarlo completamente, levigarlo, cosa importantissima, levigarlo e poi eventualmente vedere che finitura le dagli per riportarlo all'aspetto originale. Per levigarlo andrò ad utilizzare queste. Sono due levigatrici orbitali che mi sono arrivate. In realtà è una orbitale e una a mouse. Sono della Top Shark, che come sapete è una marca che da qualche tempo io utilizzo grazie alla mia collaborazione con Banggood. Quindi adesso andremo a testarle per capire se è un prodotto che posso consigliarvi oppure meno. Quindi sarà un mix, quindi restauro del tavolino e recensione di questi due prodotti. Quindi adesso vi parlo un attimo di queste due e poi partiamo a levigare il tavolino. Bene, come dicevo, andremo a utilizzare queste due levigatrici Top Shark. La differenza sostanziale, appunto, come si può vedere, è che una è rotorbitale e l'altra è mouse. L'utilizzo qual è? Questo si può usare su grandi superfici, mentre questa va benissimo per fare gli angoli o piccoli pezzi. 130 watt questa contro 240 watt questa. Questa non ha la regolazione dei giri, quindi questa qua gira 13.500 giri al minuto, punto. Mentre questa è variabile, quindi con una rotella messa qui sopra, va dai 6.000 ai 12.000 giri al minuto. Entrambe vi arrivano con un set di carte, quindi tipo nella levigatrice mouse abbiamo la 80, 120 e 180, che alla fine sono le più usate. Mentre sulla rotorbitale mi pare che c'è qualcosa in più, infatti abbiamo la 60, la 80, 120, 180, quindi è un po' più rifornita. Poi ovviamente tutte hanno il manuale di istruzioni, il manualetto di garanzia, eccetera, eccetera. E il sacchetto delle polveri è incluso. Bene, direi che non dobbiamo più perderci in chiacchiere, l'unica cosa da fare è metterla alla prova. Quindi io già ho già iniziato un pochino a smontare questo tavolino, inizierò dal piano e userò la rotorbitale. Per fare gli angoli, le gambe, userò questa. Quindi adesso metto subito sotto una grana da 80 e iniziamo a levigarlo. Allora, anche se la levigatrice ha il filtro, usate sempre e comunque la mascherina filtrante. Io questa qua la uso, è fantastica, va bene per levigare, verniciare, eccetera, eccetera. Mettete sempre la mascherina. Adesso vi lascio il link in descrizione di questa, oppure la trovate sul mio canale Telegram quando è in offerta, ma mettetela sempre. La prima cosa che noto è che il sistema di aspirazione non è proprio dei migliori, infatti c'è un sacco di polvere ovunque. Il sacchetto qua qualcosa ha tirato su, però tanta roba è rimasta giù, quindi questo non è proprio eccezionale.
Allora, come possiamo vedere, con la grana da 80 è rimasto giù un casino di polvere, invece già mettendo la 120 il filtro ha funzionato comunque molto bene e ha trattenuto tutta la polvere. Infatti questa qua è quella che è rimasta nel filtro, come avete visto. Tirarla fuori, filtrino che io non gli davo 2 lire, invece ha lavorato bene, infatti la polvere è tutta rimasta dentro qua. Quindi direi che funziona bene. Ovviamente la maschera, ripeto, bisogna sempre comunque metterla, ma perché comunque un po' di polvere in giro va comunque, ma la maggior parte finisce dentro, ma comunque mettete la mascherina. Ok, io adesso ho la superficie è molto liscia, però è rimasto ancora qualche segnetto, quindi mi sa che devo andare ancora un po' più a fondo. Quindi rimetto la 80, do giù un'altra passata, poi passo alla 120 e alla 180. Ok, dopo aver dato un paio di mani a pennello con una carteggiata molto fine tra una e l'altra, ci troviamo in questa situazione. Sembrerebbe a posto in video, ma se lo guardo attentamente si notano delle righe, delle imperfezioni, delle strisciate, alcuni punti più lucidi e meno lucidi. Questo perché? Perché il pennello ovviamente la finitura lo fa un po' così, così come quando andiamo a usare lo smalto col pennello viene uno schifo. Quindi l'ultima mano o le ultime 2 mani, quindi da qui in poi, andrò a utilizzare un tampone. Ci sono dei modi specifici per costruire un tampone. Non guardate questo, andate a vedere dei video di gente che è capace di farlo. Io mi arrangio con quello che ho, quindi ho utilizzato un po' di lana per fare il cuore e una maglietta di cotone per fare, diciamo, l'esterno del tampone. Quindi faccio una pallina in questo modo, così, con lana e cotone, e poi andiamo a metterci un altro strato e questo è quello che otteniamo, una pallina. Questo andrà imbevuto nella gomma lacca e poi passato così con una breve pressione nel senso della venatura, e in questo modo dovrebbe fare un risultato omogeneo e rendere il legno lucido. Prima di passare il tampone vado a dare un'ultima levigata. La levigata non la faccio con la carta vetrata perché è troppo aggressiva, ma uso una lana 4 zeri. Sempre nel senso della venatura andrò a fare delle passate così, in modo da levigarlo ulteriormente al massimo. Poi, siccome la lana è molto volatile, lascia dei residui di ferro. Questa qua è lana di ferro. E questi quando andiamo a passare la gomma lacca o comunque un'altra finitura, quando con l'umidità dell'aria, comunque quando si bagna, tende a ossidare e quindi lascerebbe dei puntini di ruggine. Quindi cosa faccio? Una volta passata la paglietta, prendo una scatoletta con delle calamite dentro, meglio se è più forte possibile, e poi la passo in questo modo. Così vado a togliere tutti i residui di metallo che siano rimasti sul piano, mi assicuro che vengano eliminati. Poi do una pulita e poi a quel punto passo col tampone. Questo è un trucchetto del grande Giacomo Malaspina, non l'ho inventato io. Quindi andrò a passare paglietta, calamita per togliere i residui, pulisco e poi vado a fare il tampone.
Bene, questo è il risultato dopo vari mani di gomma lacca. Diciamo che è discretamente buono, non è come me l'aspettavo, ma comunque il lavoro di tamponatura gomma lacca non è assolutamente una cosa da dilettanti, quindi state ben attenti e studiate come fare, perché io mi sono azzardato in questa avventura, ma assolutamente è più difficile di quanto pensavo. Sono stato aiutato da un amico che si chiama Restauro Fuchs, quindi andate a vedere il suo canale YouTube, che lui si occupa di restauri. Lui fa veramente degli ottimi lavori e mi ha aiutato tantissimo in questo progetto. Comunque, il risultato, dicevo, è accettabile. Discorso levigatrici. Io alla fine le gambe non le ho levigate perché sennò diventava un lavoro troppo lungo, quindi questa praticamente non l'ho neanche usata, ma alla fine la marca è quella, cambia solo il plattorello, quindi come possiamo vedere da questa, dal suo stato, direi che l'ho provata abbastanza. E chi mi segue su Instagram sa cosa intendo, perché quella lì l'ho fatta lavorare veramente tantissime, tante ore, e è perfetta. Quindi io vi lascio il link in descrizione di queste due e di anche un altro modello un po' più potente con il relativo codice sconto. Se il codice sconto non è attivo, vi invito a seguirmi su Telegram, sul mio canale Telegram, dove puntualmente, giornalmente, settimanalmente, quando posso, pubblico offerte di vario tipo, tra cui anche queste levigatrici e altre cose con codici sconto. Quindi vi invito a seguirmi anche su lì. Così come vi invito anche a seguirmi su Instagram, perché questo tavolino adesso voi avete visto un brevissimo estratto del video, ma chi mi segue lì ha seguito veramente bene la faccenda, quindi sa benissimo quante ore ci ho dedicato e quanto è difficile fare un lavoro del genere. Quindi qui sotto in descrizione trovate il link, se volete cercarmi anche lì, vi invito a seguirmi anche lì. Bene, mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, andate a vedere il canale di Restauro Fuchs, perché lui, se vi interessano questi restauri, andate a vedere il suo canale. Io non ho altro da dire, ci vediamo al prossimo video.